cittadina di Bayeux si erge la maestosa cattedrale gotica di Notre Dame, ma l'attrazione principale del luogo rimane senz'altro il famoso arazzo di Bayeux, che è conservato in un apposito museo. Questo arazzo, che in realtà è un tessuto di lino ricamato con filo di lana, è lungo quasi 70 metri e illustra dettagliatamente la sanguinosa battaglia di Hastings, la quale fu condotta da Guglielmo il Conquistatore nel 1066 per occupare l'Inghilterra. Ricordiamoci che questo arazzo è patrimonio dell'umanità UNESCO, è suddiviso in una serie di scene con rispettive didascalie in lingua latina. È una sorta, diciamo, di fumetto ante litteram che presenta, oltre alle scene cruente di guerra, anche usi e costumi del tempo. Compare tra le scene un particolare astronomico che mi colpisce, ossia la cometa di Halley che attraversò il cielo proprio nel 1066. Bayeux è famosa per l'arazzo che racconta la storia della battaglia di Hastings, ma spesso viene dimenticata per essere stata la prima cittadina a essere liberata all'indomani dello sbarco in Normandia degli alleati, avvenuto il 6 giugno del 1944, e Bayeux fu liberata il giorno successivo, appunto il 7 giugno 1944. Alle mie spalle si può vedere il memorial che ne ricorda appunto questo evento. Questo è il cimitero di guerra di Bayeux, qui riposano circa 5.000 soldati, soprattutto britannici, la maggior parte di loro era poco più che adolescenti, molti infatti sono ventenni. Tanti sono morti durante il giorno dello sbarco, il 6 giugno del 1944, molti altri durante i giorni successivi. Veramente stringe il cuore leggere i nomi di questi giovani le cui vite sono state stroncate così in tenera età. Au tiercé, voilà le tri. Vaut mieux travailler le dimanche entre Provence et Normandie. Entre Provence et Normandie, on est libre de ce qu'on pense. Mais attention à ce qu'on dit, car on y soit qui mal y pense.
Bonjour. Il Memorial de Report è un'originale trovata per commemorare i giornalisti di tutto il mondo che hanno perduto la vita a causa della loro professione. I loro nomi sono incisi su questi slanciati cippi di marmo che si susseguono cronologicamente a partire dai primi anni del dopoguerra fino ai giorni nostri. Ogni tanto si scorge il nome di qualche celebre giornalista italiano come Marcello Palmisano, Walter Tobagi, c'è anche il nome di Giuseppe Imbastato, Antonio Russo, Giancarlo Siani e numerosi altri che sono nascosti tra migliaia di nomi stranieri i cui grafemi richiamano i paesi di tutto il mondo. Dans la maison que j'ai choisi.